Una buona giornata, benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la pagina Covid perché in queste ore stanno arrivando anche nella nostra regione i vaccini contro le nuove varianti Covid. L'assessorato regionale alla sanità è vigile sulla pandemia anche in vista dell'avvio dell'anno scolastico. Paolo Renzetti. Ci siamo, nelle prossime ore arriveranno anche nella nostra regione i vaccini per le nuove varianti. Sì, è vero, in questi giorni stanno arrivando queste nuove dosi di vaccino, ne sono più di 100.000 che noi andremo a distribuire sulle quattro ALS in base al numero della popolazione. Voglio innanzitutto ribadire che la vaccinazione è su base volontaria. Questo vaccino, che copre tutte le varianti, può essere somministrato agli over 60 e come quarta dose e ai fragili. Invece può essere usata come terza dose agli over 12, ai sanitari e a tutti coloro che lo vogliono fare. Comunque una bella notizia in vista dell'autunno, anche della riapertura delle scuole. Senz'altro la vaccinazione ha funzionato e senz'altro è un elemento importante perché porta maggiore sicurezza, però noi continuiamo a lavorare, vedo che questa nuova ondata è un'ondata che abbiamo saputo anche gestire attraverso la nostra attenzione, monitorando in continuazione e quindi dando delle risposte giuste. Il 12 settembre apriranno le scuole, assessore, si parte all'insegna dell'ottimismo, ma ovviamente con un'attenzione sempre massima al mondo scolastico. Sì, è vero, il mondo scolastico è un ambiente a cui noi abbiamo posto sempre attenzione, abbiamo portato avanti tutto ciò che sono le norme di sicurezza. Proprio ieri in una commissione salute a livello ministeriale si è data la possibilità di poter anche dotare ogni classe, ogni aula di attrezzature per delle ventilazioni adeguate affinché ci possa essere un'aria sempre più salubre. L'ospedale di Ortona si dota di un nuovo sistema mammografico donato da Roche e Fuji. Questa mattina la presentazione alla stampa. Oggi è una bella giornata per l'ospedale di Ortona, ma per tutta la sanità abruzzese, perché presentate questo nuovo impianto per la mammografia che è stato donato all'ospedale di Ortona, che è un centro di riferimento a livello regionale. Sì, Ortona, centro di senologia e riferimento regionale che si allarga anche per recuperare, grazie a una partnership pubblico-privato con la donazione di un terzo mammografo, sulla prevenzione del tumore alla mammella. Noi abbiamo con il Covid perso tante donne che non sono state screenate, per cui purtroppo troviamo tante donne già con un tumore avanzato, anche metastatico, per cui chiaramente dobbiamo recuperare 3 anni in cui, diciamo, siamo scesi dai 15.000 donne che screeniamo ogni anno a 10.000, e anche quest'anno ancora la curva non sta crescendo, perché anche un appello, grazie a questa inaugurazione di un terzo mammografo a Ortona, complessivamente ne abbiamo 9 in tutta la provincia, alle donne di seguire l'invito allo screening e di farsi vedere, perché purtroppo dobbiamo dire, se non viene, diciamo, diagnosticato in un momento precoce, il tumore chiaramente ha una prognosi molto peggiore che quando appunto lo screening viene seguito come previsto. Più che mai prevenzione. Assolutamente sì, diciamo, noi da un lato stiamo recuperando le liste di attesa del, diciamo, chirurgia che hanno avuto tanti interventi rimandati che non erano urgenti, stiamo chiaramente operando, diciamo, tutti i casi oncologici in tutti i presidi di questa provincia, compreso la senologia di Ortona, ma chiaramente come abbiamo detto non siamo pronti ad operare, però va diagnosticato in modo precoce grazie anche allo screening mammario. Un provvedimento d'urgenza per pericolo sociale e reiterazione del reato, al venire meno delle misure cautelari provvisorie, nella giornata ho firmato i DASPO. Così il questore dell'Aquila, Enrico De Simone, ha annunciato questa mattina i 23 DASPO cosiddetti Willy emessi nei confronti di altrettanti giovani indagati a vario titolo per lesioni aggravate, spaccio di stupefacenti, risse, estorsioni
e stalking. I provvedimenti di durata da un massimo di 36 a un minimo di 18 mesi riguardano alcuni dei 13 sottoposti a misure cautelari, arresto in carcere ai domiciliari e inserimento in comunità dei 30 indagati nell'operazione dei giorni scorsi contro il crimine minorile svolta dalla squadra mobile e dalla compagnia dei carabinieri diretta dal procuratore della Repubblica per i minorenni dell'Aquila. I DASPO emessi vietano di frequentare con diversi tempi di restrizione e numeri di luoghi interdetti 7 scuole del capoluogo fino a 62 locali del centro storico tra pub, bar e attività pubbliche, teatro di spaccio, risse ed aggressioni. Cambiamo argomento adesso. È partita da un tratto di spiaggia libera in zona Grandi Alberghi a Montesilvano la campagna di informazione della Filcamps CGL sui diritti dei lavoratori del comparto turistico. Altri appuntamenti ci saranno martedì e mercoledì prossimi. Andrea Costantini. Mettiamo il turismo sottosopra, è la campagna nazionale della Filcamps CGL che sbarca anche in Abruzzo da oggi e fino a mercoledì prossimo. Da 6 tratti di spiaggia libera tra Montesilvano e Pescara saranno distribuiti volantini e fornite informazioni circa i diritti dei lavoratori nel comparto turistico. Primo appuntamento stamani a Montesilvano in zona Grandi Alberghi, un settore, dicono dal sindacato, dove già i lavoratori soffrivano condizioni di precarietà pre-pandemia, un problema poi che si è acuito. Secondo dati ufficiali, a livello nazionale il 70% del lavoro nel comparto turistico è irregolare, il 40% precario, il 60% a tempo parziale involontario. D'altro canto, la scarsa valorizzazione del lavoratore impedisce di fornire un turismo di qualità. Il nostro fine della campagna è proprio l'informazione, perché dall'informazione ai lavoratori si parte per la tutela dei diritti. Quindi, oltre alle istituzioni, a chiedere alle istituzioni di vigilare su un turismo sostenibile, se rimettere al centro del turismo proprio il lavoro e la professionalità, perché purtroppo noi abbiamo una mancanza di professionalità su questo comparto dovuto alle retribuzioni troppo basse e dovute a questo luogo comune del reddito di cittadinanza e di operatori del turismo poco volenterosi e indisponibili, che non è l'altro che avere delle retribuzioni che non sono in linea e che non creano non danno rispetto alla dignità del lavoratore stesso. La campagna informativa è fondamentale affinché i lavoratori, specie i più giovani, conoscano bene i loro diritti, li sappiano rivendicare, poiché anche così l'offerta turistica può migliorare. È veramente deprimente da parte nostra quando lavoratori di 17, 18, 19 anni escono da una stagione turistica, vengono da noi sfruttati in tutti i modi. Non potete immaginare contratti a 12 ore che poi vengono svolti 50-60 ore settimanali, e quei ragazzi credono che il mondo del lavoro sia quello, e anche se volessero vivere di turismo, purtroppo questo sistema non glielo potrà mai permettere. Dal 5 settembre il comando provinciale dei Carabinieri di Teramo ha un nuovo comandante, il colonnello Pasquale Saccone, casertano di 44 anni, che prende il posto di Emanuele Pipola, assegnato alla Legione Abruzzo di Chieti. Il colonnello Pasquale Saccone è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Teramo. Dal 5 settembre ha assunto il comando al posto del colonnello Emanuele Pipola, attualmente nella Legione Abruzzo di Chieti. 44 anni, originario di Caserta, Saccone ha prestato servizio in varie caserme campane e siciliane. Gli ultimi 9 anni li ha invece trascorsi presso il Comando Generale di Roma. Ha già incontrato prefetto, questore e procuratore di Teramo per avere un quadro chiaro della situazione e sicurezza sul territorio teramano. Come lo ha trovato questo territorio? È quello di un livello di sicurezza sicuramente importante, sicuramente già consolidato. Il mio compito principale sia quello di non abbassare assolutamente la guardia e di continuare su questi livelli. Questo ci comporta, come sto cominciando a dire ai miei collaboratori, anche sulla base dei loro suggerimenti, comporta che chiaramente gli approfondimenti saranno rivolti a tutte le realtà che interagiscono su questo territorio, dalla persona fisica a quella alle principali aziende, i principali imprenditori che lavorano su questo territorio. Sicuramente gli organici sono tarati sui livelli
e sugli obiettivi che ci prefiggiamo. Abbiamo un normale turnover che è rappresentato dagli avvicendamenti che avverranno nei prossimi periodi, tra personale più anziano che si avvia al congedo avendo raggiunto i limiti di età e personale che sarà integrato sui numerosi, a seguito dei numerosi concorsi che l'Arma dei Carabinieri ha indetto negli ultimi anni, per cui riceveremo anche carabinieri giovani che ci daranno nuova energia per affrontare questa sfida. Chiaramente ho affrontato diverse realtà territoriali sia da un punto di vista nazionale che da un punto di vista internazionale, quindi mi sono confrontato anche nei territori campani, siciliani, in particolare devo dire che lì ho trovato insomma, l'arma che ha fomentato il mio ardore giovanile per l'arruolamento, quindi ho trovato i veri valori che mi aspettavo di trovare e che mi hanno dato grande entusiasmo lavorativo e tecnico-professionale. Servizio era di Tania Bonnici Castelli. Andiamo a Pescara adesso, dove il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune, Erika Alessandrini, polemizza con centrodestra e centrosinistra che sostiene hanno capito dopo 3 anni che in città sarebbe auspicabile integrare sul fronte del controllo del territorio l'esercito con le varie forze di polizia. Consigliera Alessandrini, sul problema sicurezza oggi molti sostengono quello che 3 anni fa sosteneva il Movimento 5 Stelle, che a Pescara ci sarebbe voluto l'esercito, comunque i soldati, per il controllo del territorio oltre alle forze di polizia. Sì, esattamente, noi già nel 2019, quindi durante la campagna elettorale delle passate amministrative e poi anche in numerose altre sedute di consiglio comunale, avevamo proposto l'attivazione dell'operazione Strade Sicure, che non è nient'altro che la richiesta di personale militare che possa coadiuvare ed aiutare sul territorio gli operatori locali. E abbiamo scoperto, purtroppo con il rammarico di 3 anni persi, che oggi si sono convinti di questo anche il centrodestra al governo della città, perché il sindaco Masci in persona ha chiesto al ministro Lamorgese, quando è stato qui a Pescara, di poter inviare militari sul territorio pescarese per dare un sostegno e un contributo con la loro presenza, e ieri abbiamo scoperto che lo ha fatto anche il centrosinistra, perché in consiglio comunale, nel consiglio comunale straordinario da loro richiesto, hanno presentato un ordine del giorno in cui anche loro hanno richiesto finalmente che ci sia da parte dello Stato, quindi che venga da Roma, vengano introdotte nuove forze di polizia e quindi comunque di coadiuvarsi con elementi militari sul territorio locale per contribuire tutti ad una maggiore sicurezza sul territorio. A proposito di sicurezza, quanto è grande oggi il problema sicurezza a Pescara? Il problema sicurezza è evidente che c'è. Il centrodestra ha scoperto che le telecamere non fermano le pistole, non fermano i coltelli, non fermano i pugni, non fermano le risse, non fermano le spaccate. Sostenevano, come avessero la bacchetta magica, che le telecamere avrebbero fermato tutto. Si accorgono oggi, purtroppo a spese della cittadinanza, che questo non è vero. L'Ufficio Scolastico Regionale d'Abruzzo ha comunicato alle organizzazioni sindacali gli organici del personale docente per le scuole abruzzesi. Per l'anno scolastico 2022-2023 sono previsti 2.723 alunni in meno. 165.000 studenti abruzzesi si preparano a tornare in classe il prossimo 12 settembre. Ad eccezione di qualche scuola in cui la prima campanella è suonata in anticipo, infatti, e stando ai dati dell'Ufficio Scolastico Regionale, sono 24.356 i bambini iscritti alla scuola dell'infanzia per il nuovo anno scolastico. Sono poi 50.269 quelli iscritti alla scuola primaria, 33.609 alla scuola di primo grado e 56.866 alla scuola di secondo grado. A pochi giorni dal ritorno in classe, dunque, tornano in primo piano anche l'atavico problema della carenza di organico e del precariato, un fenomeno sempre più duro da estirpare. I sindacati ormai da mesi lanciano allarmi a livello nazionale che riguardano il personale scolastico e la situazione resta critica anche in Abruzzo. Se l'anno scorso, infatti, la regione poteva contare su circa 2.000 lavoratori in più assunti per rispondere all'emergenza sanitaria, oggi, con la mancata conferma dell'organico Covid, il problema
della carenza di personale torna prepotentemente tra le grandi criticità da affrontare. Inoltre, le immissioni in ruolo già disposte non risolvono la questione. Basti pensare che sono 1.250 quelle previste in Abruzzo per i docenti. Ma secondo la CGIL non tutte verranno effettuate per via di una ulteriore carenza che riguarda le graduatorie. Sempre secondo i dati pubblicati dalla CGIL Abruzzo, sono previsti 2.723 alunni in meno per l'anno scolastico 2022-2023 e la situazione più grave riguarda la provincia di Teramo, che con una previsione di 859 studenti in meno è il territorio abruzzese che paga il tributo più alto. Il quadro è leggermente più chiaro nelle altre province. Sono infatti 658 gli alunni in meno nel Chietino, 622 nell'Aquilano e 584 nel Pescarese. Fiera di animali esotici giunta alla sua 28esima edizione, che per la prima volta sarà ospitata dalla città di Chieti, al Foro Boario, il 24 e 25 di settembre. Saranno presenti circa 70 espositori. Accanto a questo evento si svolgerà anche il Road Music Festival. Come programma delle fiere, insomma, anche con la ripresa post-pandemica, intendiamo veramente dare vita a un cartellone che sia eterogeneo, e un inizio di questo tipo ci sembrava opportuno anche per dare non soltanto un luogo agli appassionati di settore con veramente una rappresentatività massima, ma anche la possibilità di far conoscere un panorama così interessante alle persone che non lo conoscono. Quindi la volontà di aprire veramente alla città ad un evento così bello, così inclusivo, ci sembrava qualcosa di doveroso. Inoltre poi anche tutti gli aspetti diciamo a margine di questa iniziativa, che comunque collaboreranno a renderla partecipata con la musica e con tante iniziative all'uopo. È un'idea che è venuta proprio dalla necessità, secondo me, avendo vissuto per un anno qua, di una forte richiesta da parte del pubblico di un calendario eventistico. Quindi partiamo con questo progetto del Road Festival, della Fiera degli Animali, proprio per unire due mondi che sono totalmente lontani, se pensate. Quindi una parte diurna sarà sfruttata proprio per le famiglie, per chiunque sia curioso di venire a vedere gli animali esotici, mentre il Road Festival viene dalla strada, racconteremo artisti di strada, musica, artigianato, street food e tutto quello che richiama alla strada. Spero che in tutti i modi possa dare una possibilità alle persone di vedere cose che non hanno mai visto nella loro vita. Ringraziamo la Camera di Commercio che si è resa sin da subito disponibile. Abbiamo fatto una delibera di compartecipazione all'evento insieme all'associazione che ha organizzato, e sulla base di questa compartecipazione abbiamo collaborato con la Camera di Commercio affinché quel luogo possa tornare a rivestire quel ruolo che ha rivestito anche in passato, perché è un'area importante della città a livello fieristico sulla quale puntiamo tutti insieme in maniera forte. Sport adesso. Calcio di Serie C sono in vendita nei circuiti Ciao Tickets italiani di Curva Sud, settore ospiti per il match di domenica alle 17.30 tra Latina e Pescara in programma allo Stadio Francione. Il costo di 12 euro più 1 euro e 50 di prevendita. La vendita riservata ai soli residenti della provincia di Pescara sarà attiva fino a domani alle ore 19. Sul fronte formazione, il tecnico del Pescara Colombo dovrà probabilmente rinunciare al difensore Gianmarco Ingrosso, ballottaggio tra Boben e l'ex Riccardo Brosco per la sostituzione proprio di Ingrosso. In salita in avanti le quotazioni di Colai al posto di Delle Monache e di Jabouà al posto di Germinario. Peraltro Colai e Jabouà ingressi nella partita vittoriosa contro l'Avellino che vedete nelle immagini. Partita quella di dopodomani alle 17.30 a Latina, che sarà diretta da Saimir Kumara della sezione di Verona. Sul fronte mercato, dopo la cessione di Blanuta al Craiova, ufficiale anche quella di Chiarella al Catania, si cerca ora una sistemazione per gli altri esuberi, Rasi, Daloia e Madonna. Nel primo pomeriggio la conferenza stampa di Alberto Colombo, che ovviamente vi proporremo con alcuni estratti nella seconda edizione del nostro telegiornale. Scendiamo in Serie D adesso. Avezzano scatenato sul mercato. Francesco Casolla, qualche stagione fa in maglia Teramo, torna in Abruzzo vestendosi di biancoverde insieme a Bittai e Vaccaro per contribuire alla permanenza in categoria
della formazione marsicana. È un'opportunità per me, è un altro anno stimolante, cercavo un altro anno stimolante perché ho voglia di ancora di fare e di dare tanto. E la piazza di Avezzano, detta anche da colleghi che ho sentito, è una piazza importante e infatti sono contento di aver trovato questa piazza stimolante. Beh, le promesse penso che le fanno quasi tutte uguali, le facciamo i giocatori, prometto di dare il massimo come le solite promesse di tutti. Io so perché il direttore mi ha scelto e perché il presidente mi ha scelto. Darò tutto me stesso per ripagarli sotto forma di gol, perché tanto bisogna dire le cose come stanno, e per quello che il direttore mi ha chiamato, mi ha dato la fiducia, e spero di farne tanti e di esultare tante volte sotto la curva. È un giocatore importante per la categoria, lo dimostrano i numeri, negli ultimi anni ha fatto benissimo, ha fatto sempre tanti gol. Diciamo, è stato il primo, nel momento in cui ho avuto l'incarico da Avezzano, è stato il primo nome fatto al presidente. Credo tanto in lui, un professionista esemplare, un ragazzo che è sempre a disposizione dei compagni, e al di là del fatto che ha fatto, ripeto, tanti gol negli ultimi anni. Difetti ne ha tanti, rompiscatole, ma è un rompiscatole positivo perché cerca sempre di ottenere il massimo sia dalla società e sia dai suoi compagni, quindi questo può essere un difetto, però tante volte può essere anche un pregio. Non gli piacciono le cose fatte tanto per fare, gli piace fare le cose fatte per bene, e così come le fanno le pretende anche dagli altri. Quindi sono contentissimo, insomma, che ha deciso di sposare il nostro progetto. Sicuramente entra in un contesto e in un parco attaccanti importante, e spero e mi auguro, anzi ne sono sicuro, che ci darà tanto, tante soddisfazioni a noi società e sicuramente ai tifosi dell'Avezzano. E ieri sera sono stati svelati ad Alanno i calendari dei tre gironi del campionato di promozione. Il Teramo, inserito nel gruppo B, partirà con il piano della Lente. La presenza della formazione biancorossa per il presidente della LND Abruzzo, Memmo, rappresenta comunque un fattore di interesse per questo campionato. Lo ascoltiamo al microfono di Stefano Recanati. Presidente, quando si parte c'è sempre tanta emozione, qualsiasi questa sia la categoria, eccellenza, promozione, prima categoria. Ecco, le società sono felici di avviare il loro cammino e poi di portarlo a conclusione. Ecco, il vostro aiuto è fondamentale. Sì, è verissimo, abbiamo scelto anche questo genere di manifestazione proprio perché riteniamo, così come per il campionato d'eccellenza, ma per tutti i campionati useremo questa specie di format, perché riteniamo che il presidente, diciamo, è l'uomo che è messo al centro, che gestisce la società, che con le proprie energie, con i propri sforzi porta avanti questo lavoro in maniera encomiabile, e quindi vogliamo ripartire da lì, dall'uomo, dalle persone, farle stare insieme. Abbiamo voluto organizzare questa serata, una serata particolare nella quale possono stare insieme, si possono confrontare fuori dal campo. Se il Covid è stato il momento più difficile forse dal suo insediamento, Teramo è stato inserito nel campionato di promozione, qualche muso lungo, però si parte. Ecco, come sarà ovviata questa scelta, ecco, come andrà spiegata a tutte le società che si erano preparate per fare un buon campionato? Allora, intanto è semplice, noi siamo uomini delle istituzioni e dobbiamo rispettare quelle che sono le indicazioni che in questo caso il Presidente federale ci ha dato. Come ce le ha date? Seguendo quelle che sono delle norme che esistevano già da tempo, e quindi il sindaco poteva fare questa manifestazione di interesse perché ha capito che nella città il calcio, rispetto a delle situazioni che molto probabilmente non appartengono nemmeno alla città, si allontanava, e quindi per scelta ha chiesto questo articolo 52,10, e noi, il presidente federale, ha accolto questa richiesta, perché comunque Teramo è un capoluogo di provincia, una città che comunque ha fatto calcio a livello professionistico, a livello importante, e quindi nel momento in cui ha decretato questo articolo 52, quindi l'immissione e cambiamento di promozione, noi, seguendo quello che, come dicevo prima, essendo uomini delle istituzioni, accettiamo quello che ci viene da parte del Presidente federale.
devono capire le società che il Teramo può ed è sicuramente anche, bisogna, dipende sempre la chiave di lettura, le cose si possono vedere, quindi il bicchiere in questo caso può essere mezzo vuoto o mezzo pieno, è chiaro che normalmente qualcuno lo può vedere mezzo vuoto, quindi come il famoso intruso, perché il Teramo sarà inserito nel Girone B come 15ª squadra in esubero rispetto all'organico attuale, ma si può anche vedere dall'altra parte, quindi un'attenzione maggiore del campionato, un numero di spettatori maggiori che per curiosità poi altro potrebbe seguire un attimino le sorti della società ancora maggiore, degli sponsor che possono essere interessati a quella che è una situazione proprio perché c'è una società importante in questo alveo, quindi ecco, bisogna sempre vedere da che punto di vista si vede. Io lo so che ci saranno dei problemi, lo sappiamo, sono emersi, ma sono dei problemi che esistevano prima del Teramo, che continuano ad esistere, cioè quelle delle strutture, dei problemi dell'agibilità delle strutture, quindi non è un problema sicuramente collegato al Teramo, ma il Teramo molto probabilmente con il seguito di tifosi, se lo avrà, perché bisogna capire anche questa dinamica come si svilupperà, se lo avrà molto probabilmente ci potrà creare, ma non ci faremo trovare sicuramente impreparati. Abbiamo creato una commissione, questa commissione di affiancamento alle società per quanto concerne tutte le problematiche di ordine pubblico, e quindi lavoreremo insieme a loro per cercare di risolvere gli eventuali problemi che potrebbero nascere. Si è chiuso lo scorso fine settimana il 32esimo torneo nazionale Open Città di Silvi di tennis. Soddisfatti gli organizzatori e le istituzioni sia per il livello espresso dagli atleti partecipanti sia perché torna agli antichi fasti la struttura gestita dall'ASD Circolo Tennis Silvi. Il tennis di qualità è tornato dopo 7 anni di stop ad animare Silvi e la sua struttura storica sotto l'egida della Federazione Italiana Tennis e del CONI Abruzzo. Si è concluso il 32esimo torneo nazionale Open Città di Silvi e il 7° torneo nazionale Open Città Sant'Angelo, con le fasi finali ospitate proprio sui campi situati sul lungomare di proprietà dell'amministrazione comunale e gestiti dall'ASD CT Silvi. Diego Bravetti, tesserato dell'ASD Tennis Chieti, con il punteggio di 6-1-6-3. Si è aggiudicato la finale ai danni di Marco Bonelli, atleta dell'ASD Circolo Tennis Castel di Lama. Nella finale di terza categoria, tutta razziale, Gabriele Imparato ha avuto la meglio su Emanuele Gatti, entrambi del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Nelle due finali di doppio femminile e maschile le vittorie sono andate alla coppia Martina Mantova e Greta Fasano con il risultato di 6-4-6-3, sconfiggendo le avversarie Angela Concordia ed Eleonora Spina, e al duo Gianmarco Montanaro e Luca Ricciuti con il punteggio di 6-4-6-4 inflitto a Leonardo Fulmini e Alessio Paradisi. Particolarmente significativa la cerimonia di premiazione a cui hanno partecipato il sindaco di Silvi Andrea Scordella e il vicepresidente del CONI Abruzzo Alessandra Berghella, unitamente al referente della SD Circolo Tennis di Silvi Silvestro Di Berardino. Soddisfazione per la professionalità organizzativa e per essere riusciti a riportare ai fasti di un tempo una struttura che storicamente si è sempre contraddistinta nel panorama tennistico nazionale. Pescara domani e domenica ospiterà allo stadio Adriatico i campionati del Mediterraneo Under 23 di atletica leggera, in gara atleti di 17 paesi. E in arrivo a Pescara il weekend dei campionati del Mediterraneo Under 23. Due giornate di sfide fra sabato 10 e domenica 11 settembre per l'evento che rientra in calendario a 4 anni dall'ultima volta dopo l'annullamento della scorsa edizione. Sono 17 i paesi annunciati. Oltre all'Italia hanno confermato la presenza Bosnia-Herzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Kosovo, Libano, Macedonia, Montenegro, Portogallo, Serbia, Spagna, Tunisia e Turchia. In programma 37 gare. Dopo la chiusura delle iscrizioni sono state tolte due staffette, la 4x400 uomini e la 4x100 donne, oltre ai 1500 femminili. Sì, ci siamo, dopo un anno di lavoro è una grande opportunità per la nostra regione, per la città di Pescara, ospitare 17 delegazioni provenienti da tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e saremo quasi più di 300 atleti. È nata con una richiesta che è pervenuta direttamente dal Presidente federale Stefano May, che cui mi onoro di essere amico, e
ed è nata così, quasi per scherzo, però poi ci siamo ritrovati con un gruppo di amici, di fedeli, di appassionati, chiamateli come volete, e ci siamo buttati in questa avventura e speriamo di portarla a termine bene. E abbiamo Ludovica Montanaro, ragazza di Chieti, che gareggia con l'Atletica Gran Sasso di Teramo, che ha fatto una stagione fantastica, straordinaria, e si è meritata questa convocazione. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto insieme a tante altre notizie sul nostro portale www.tv6.it. Prossimo aggiornamento col TG6 alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione. Buon proseguimento di giornata.